Buonasera, buon pomeriggio, grazie a Francesca Camerana, grazie a voi. L'orario è un po' insolito, ma diamo almeno, cioè il maestro ci ha dato tutto il tempo per parlare, un'ora anche qualcosa in più, poi il concerto è alle 8:30, il maestro ha un po' di prova e quindi lo lasciamo. Volevo farle notare, maestro, questa sala si chiama Londra, è stata scelta apposta, se no non, nella sala blu lei non sarebbe mai venuto, se era Londra sì. Non so se vi è mai capitato di andare al cinema e a vedere per esempio una diretta dal Covent Garden delle opere nel quale, diretta dal maestro Pappano e nelle quali si vedono anche le sue prove o il maestro Pappano che spiega o i DVD nei quali anche intervista i suoi colleghi e parla con i cantanti. Quindi è un grande affabulatore, narratore, non avrò nessun problema a farlo parlare. L'avete visto magari anche a Porta a Porta, che è stata una bellissima trasmissione dove ha raccontato molto di lui. Il maestro Pappano è dal 2002 direttore musicale della Royal Opera House Covent Garden, dal 2005 direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma vorrei partire da una carica che forse le piace molto, che è quella di direttore onorario dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. Racconti perché direttore onorario dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. Nel 2004 i miei genitori, dopo tanti anni, sono ritornati in Italia per fare una vacanza e mio papà stava all'epoca molto male, era diabetico con tutti i problemi immaginabili, però ce l'hanno fatta e ci siamo incontrati lì, nel paese Castelfranco in Miscano, veramente un paesino, e ho fatto un concerto a Benevento stesso con Santa Cecilia, prima di prendere il carico di direttore musicale. Allora, ho ricevuto un premio anche. Il concerto era come si dice, romano, il teatro romano all'aperto, e mi hanno dato un premio che non mi dimenticherò mai, il Gladiatore d'Oro. Allora, e quasi tutta Castelfranco era lì, hanno preso un autobus. E i miei genitori, infatti ho una fotografia di miei genitori lì. È andato a finire che io, per un paio di ragioni, ho dovuto rientrare a Londra per dopo ritornare a Castelfranco per stare un po' con i miei genitori. In quei due giorni, è andata a finire così, mia madre si è rigirata verso mio papà, era sparito, è andato, è morto. E un concerto che io dovevo fare a Castelfranco per celebrarlo, è diventato un concerto nella sua memoria. E lo faccio da 14 anni, però negli ultimi 4-5 anni, prima invece si faceva io al pianoforte, musica da camera, venivano musicisti da Londra, anche da Covent Garden e da Santa Cecilia, però abbiamo fatto sì che di avere un palco abbastanza grande per far entrare un'orchestra, e questa orchestra hanno detto per favore venite a dirigerci, e così è andata. E questa orchestra non hanno zero sovvenzioni, hanno niente, però ogni anno crescono e veramente sono ispirato da quello che fanno, e perciò ho questo legame con loro, e ogni anno, una volta all'anno, vado a dirigerli veramente con le prove ardue e per bene, e sono veramente fiero di loro. Sai, nel sud le cose sono molto difficili, e per vedere giovani che si prestano a trovare soluzione a qualunque cosa, senza soldi, senza niente, che ci danno da fare. Bello. Lì. Una cosa bellissima.
c'è anche un concorso vocale dedicato al suo papà. Sì, l'abbiamo fatto un anno, adesso l'anno prossimo si rifarà, ogni due anni speriamo di farlo. E è incredibile come si trovano le voci giovani, e io che ho da fare con l'opera un po'. No, è una cosa bella, anche stimolante per il pubblico, sai, io il pubblico del paesino li ho massacrati con Dvořák, con Tchaikovsky, con Beethoven. Una volta che sentono Mascagni. Sì, allora per coccolargli un po', sai, anche la musica vocale conta. Perché raccontiamo, per chi di voi non lo sapesse, il papà del maestro Pappano studiava da tenore, ha studiato con Ettore Campogalliani, che è uno dei più grandi maestri di canti che ci siano stati, che è stato anche il maestro di Pavarotti, e il maestro Pappano ha cominciato a studiare pianoforte perché poi a un certo punto ha cominciato ad accompagnare gli allievi del suo papà. Però preferiva il calcio al pianoforte a 10 anni? Beh, un po'. Sì, io ero in questo senso un giovane assolutamente normale. Però è molto strano, io in Inghilterra, dove abitavamo, ci sono degli esami nazionali, si prendono grade 1, grade 2, grade 3, fino a grade 8, sia nella pratica di uno strumento, sia nella teoria. E al quinto grado ho preso un puntaggio veramente altissimo, si dice con distinzione, e quello è stato il momento chiave. E da quel giorno ho sempre avuto un focus verso la musica. È stato, sai, i giovani di oggi, pochi hanno questo momento dove la luce si accende. E sai i diciottenne, i ventenne che soffrono, non sanno cosa fare. Io sono stato in questo senso molto fortunato, e sono stato sempre un musicista molto pratico, anche una specie di musicista rinascimentale, facendo tutto, dal cocktail, piano, al accompagnare i cantanti, strumentalisti, suonare per i cori, suonavo l'organo in chiesa. Dopo alcuni anni ho cominciato a lavorare nei teatri, ho fatto il lavoro di maestro sostituto, di maestro del coro, il dietro scena, ho fatto le bande, ho fatto tutto, e naturalmente senza saperlo all'epoca, perché io neanche per un secondo avevo né la voglia, né l'ambizione, né la visione di vedere un futuro nella direzione. A me piaceva suonare il pianoforte, sai, sono arrivato a essere l'assistente maestro sostituto di Daniel Barenboim, allora a un certo sono arrivato a Bayreuth, a Lyric Opera of Chicago, New York City Opera, l'opera di Francoforte, ho fatto tantissimo in quell'ambiente lì, e però sono stati due cantanti in particolare, un soprano danese e il suo marito americano, che hanno visto in me qualcosa di diverso, hanno detto: ma tu suoni come un'orchestra al pianoforte, devi dirigere. È andata così, devi dirigere. E lei, che era una grande star in Scandinavia, in particolare in Danimarca, mi ha portato nelle province di Danimarca facendo concerti, sai, ouverture, aria, e dopo un pezzo orchestrale un po' più lungo. E dopo 3, 4, 5 di questi tipi di concerti, le orchestre mi cominciavano ad invitare da solo. Senza di lei. Senza di lei, dandomi una chance. Io, zero tecnica, però sin dall'inizio ho avuto una maniera di poter comunicare almeno un entusiasmo per la musica, almeno la gioia, ero molto sicuro, anche sbagliando,
che il tempo doveva essere quello. E sai, questo è importante per un direttore. Un direttore a un certo punto deve decidere per bene o per il male, deve decidere. E questa qualità, allora, poco a poco c'è stato uno sviluppo verso l'immaginare un futuro del genere. Però sempre facendo l'assistente di Barenboim fino al 92, io queste prime esperienze erano negli anni 80, l'inizio degli anni 80, e, però fino al 92 ero sempre al pianoforte. Lo scatto della direzione è stata Bohème? Sì, nell'87 a Oslo, sempre con la danese, la Inga Nielsen, dove ho capito, mettendomi in prova, dopo aver suonato Bohème 100.000 volte con il mio papà, dopo aver suonato Bohème in diversi teatri, mi sono trovato lì, davanti, ad un tratto guidare tutto, anche la regia, anche le smorfie dei cantanti, volevo indirizzarli in tutti i sensi e ho capito che allora questo può essere la direzione, non solo fare così, ma di creare uno spettacolo, di portare i cantanti a essere non solo lì cantando la loro musica, ma facendo parte di un'idea più globale del teatro, della drammaturgia, rendendo la serata più coerente e rendendo la loro performance più credibile. E io ero il motore di questo, sin dal primo giorno in prova. Mi è esploso tutta quell'esperienza di organista da chiesa, il cocktail piano, suonando le lezioni per gli allievi di mio papà che ho fatto per 12 anni, suonando nei teatri per 15 anni. Tutto è... Yeah. Senta, quel motore lì, cioè il direttore d'orchestra, nei rapporti con le orchestre, ci sono orchestre, diciamo così, che possono indurre un direttore a sbagliare? Ci sono delle orchestre che possono prendere in antipatia un direttore? Se l'orchestra si mette contro è difficile. Naturalmente un giovane direttore deve comunque essere sfidato a mostrare la sua bravura. E il problema è che quando sei giovane e non sai niente, sei davanti ai musicisti che sanno 10 volte più di te. Come fai? Allora, devi essere arci preparato, conoscere la partitura meglio di loro. Quello che non hai è l'esperienza di capire tutte le trappole della partitura, capire anche come provare. Un giovane direttore parla troppo, parla, si ferma e parla. Allora un musicista che la sinfonia di Beethoven, la quinta, l'ha suonata 100 volte, ha visto, ha sentito tutto e adesso viene uno che si crede Carlos Kleiber allora questo è difficile, questa parte della carriera, e tutto il repertorio è nuovo, mica puoi stare a casa, mica è un'orchestra a casa per poter praticare e allora... Però se sei capace a sopravvivere questo periodo e se mostri la gioia e hai un qualcosa in più in concerto o in recita... Lo capisco. Sì, l'orchestra si rendono conto. Per esempio l'orchestra in Danimarca, la prima orchestra che ho diretto, loro hanno capito che io di gesto ero meno di un zero, proprio incapace, però hanno capito che io avevo una spontaneità, avevo la capacità di essere il allenatore in un certo senso, noi diciamo in inglese the coach,
per dire fa così, preparatore, fa così, fa così, fa così, fa così, ecco, e allora mi hanno dato l'opportunità per crescere. Lei ha citato Kleiber, lei ha scritto a Kleiber, ha assistito volte, alle prove di Carlos Kleiber. C'era un problema però, quando lei parlava con Kleiber le veniva da balbettare. Sì, lui, con, sai, il tetto a tetto, tra quattro occhi, lui con le persone era sempre elettricizzato, come lui dirigeva. Però nelle lettere, dove lui era molto rilassato, se tu avevi un problema musicale, lui era molto, molto, molto... gentile, cercava di capire la natura del problema. Io gli ho scritto quando stavo dirigendo il Tristano e Isotta per la prima volta e ha detto no, non suona abbastanza tedesco, e lui ha detto se sei un cagnolino non puoi essere un elefante, non c'è niente da fare. E, però lui ha detto noi ci facciamo troppi problemi nella musica, ritornare sempre all'ABC delle cose, da proprio l'inizio, la linea, il ritmo, l'intonazione, la continuità del suono. E questo ho imparato quando noi come italiani musicisti italiani hanno la capacità di movimentarsi molto, come noi parliamo andando su giù, e siamo un po' fuori misura in questo senso, e non abbiamo questa continuità di suono che porta sì che il mio suono penetra come piuttosto la lingua tedesca è fatto. E il modo di fare musica tedesca è un modo di sostenere il suono molto di più. E allora, però queste cose si imparano, ma ci vogliono anni per imparare una cosa del genere. Lei andava a assistere alle prove del maestro Kleiber e il maestro Kleiber veniva a seguire le sue prove? Sì, lui ha sentito di me perché non credeva che fosse possibile un giovane venire proprio all'ultimo momento a venire a dirigere Siegfried dopo aver fatto solo la generale e via. Il maestro von Dohnányi si è ammalato, stiamo parlando del 93 se non sbaglio. Mi hanno chiamato perché Barenboim non era libero, lui ha detto chiamate Pappano perché lui conosce la partitura meglio di tutti, io avendo fatto già tanti anni a Bayreuth. E sono andato come un pazzo a dirigere dopo aver mai diretto un'opera di Wagner. Non ho mai diretto la Wiener Filarmonica. E ho detto sì, vado. E allora Kleiber ha sentito di questo pazzo che è andato. È stato veramente un momento chiave nella mia carriera. Non per la carriera, ma è andata così bene che dal giorno dopo non ero... non avevo più stampato sulla testa direttore italiano. Allora questa è una grande libertà, perché i direttori italiani, non sto parlando di Claudio, di Riccardo e questi tipi di direttori, sto parlando del, diciamo, del quarantenne, del cinquantenne direttore italiano, rimane nel direttore italiano, forse un pezzo francese ogni tanto. E questo sin dall'inizio non mi stava bene, mi dava fastidio. Parlo il francese, parlo il tedesco, almeno volevo una libertà. E allora lui è venuto a vedere le mie prove l'anno dopo di Manon Lescaut, che era già programmato anche già prima di Siegfriedo.
ma non l'esco molto più difficile, devo dire. Allora si è creato questo rapporto che tramite lettere è stato veramente molto utile, però naturalmente lui, anche lui è sparito e l'abbiamo perso e ci sono pochi oggi con cui puoi dialogare. I direttori non hanno neanche l'opportunità di parlarsi. L'altra sera ho avuto l'opportunità di stare insieme al maestro Conlon, che è il direttore stabile della RAI, e lui sta dirigendo a Roma. È venuto a vedere a Billy Budd di Britain. Io stavo dirigendo la nona di Mahler e lui è venuto e siamo andati a cena dopo. E questo discorso tra direttori e parlare anche di cantanti e di altri direttori è stato veramente non solo utile, ma ha dato un certo conforto che non sei da solo e non è tutto carriera e lavoro, è anche ragionare un po'. Ma lei riesce ad andare a sentire dei concerti tranquillo, cioè senza pensare io farei quel tempo lì, lo farei diverso? Lui come lo fa? Ce la fa? Nell'opera mai. Sono lì, prima di tutto dirigendo, c'è mia moglie che mi fa così. Ai concerti sono un po' più tranquillo e osservo. Io ho imparato di imparare da tutti. Puoi imparare da tutti, anche se io non sono per niente d'accordo con un'interpretazione, io cerco di capire il perché e cerco di anche trovare qualcosa di positivo nella persona che sto ascoltando e questo è molto importante, perché una delle cose che fa un musicista sopravvivere in questa carriera, se uno impara ad imparare, sembra facile, ma andando a scuola non è una garanzia di imparare ad imparare, perché la cosa più difficile è quando uno guarda una partitura, cosa vedi? Cosa vedi? Devi saper veramente, veramente distillare da una partitura l'essenziale. Tante partiture sono di una complicazione mostruosa. E se uno si lascia perdere, se uno non so se dite voi, vedere gli alberi tramite la foresta. No, diciamo a Londra, se ti perdi nella foresta non vedi gli alberi. Uh-huh. E questa, la partitura è lo stesso. Sì, devi portare una partitura proprio alle cose fondamentali prima di capire la complessità. Questo ho mai imparato Maestro Barenboim, e questa capacità di imparare, anche puoi guadagnare tanto tempo studiando e puoi massimizzare, puoi essere molto efficiente nello studio. Lei non ha fatto studi accademici, maestro? Non ha fatto il conservatorio? No. Normalmente ho letto che di questo le è mancato il fatto di non avere adesso dei compagni di scuola, nel senso che conservatorio o altre si ritrovano e poi, però è un tipo di percorso, lei ha detto, dal suonare l'organo al suonare i cocktail, è un tipo di percorso che consiglierebbe, ci fosse qui un ragazzo che vuole fare il direttore d'orchestra grande, di fare un percorso come ha fatto lei, cioè non necessariamente un corso di studi codificato? Dipende su alcune cose. Io sono stato fortunato ad avere una maestra di pianoforte che in un certo senso mi ha segnato in tutti i sensi, anche come giovanotto mi ha fatto capire tante cose, mi ha fatto capire tantissime musiche, sia da Gesualdo a Monteverdi, a Isaac Zempfel, a questi compositori lì, fino a Richard Rodgers e Harold Arlen e Jerome Kern e Cole Porter, tutta la parte dei musicals americano, Gershwin, eccetera. È vasto questo orizzonte musicale. E
il talento deve essere in qualche modo presente, particolare. E uno deve lavorare. Io provengo da una famiglia di migranti, allora io sono come loro un zappatore. Io non ho paura di dirlo, io sono... so cosa vuol dire il lavoro e so cosa hanno sacrificato i miei genitori, so come la preparazione in qualche modo è tutto. Allora, naturalmente per la vita sociale essere in un conservatorio è bello, andare a centinaia di concerti sia nella scuola sia legati all'università, eccetera, al conservatorio. C'è tutta una parte che mi è mancata, allora io, e musica da camera per esempio, la faccio adesso. Ecco, il pianoforte rimane per lei il contatto con il suono. Maestro Pappano, oltre a... dirigere molto, anche un'attività cameristica, forse a Torino anche l'avete sentito, ha suonato all'Auditorium con Alessandro Carbonare qualche anno fa. Rimane il pianoforte come base imprescindibile della sua vita musicale? Sì, perché non solo di essere in contatto con il suono, ma una parte della mia anima è tutto legata con la tastiera. Io mi sono trovato a porta a dire a Vespa che in qualche modo il pianoforte è pane e olio. E non solo, questa cosa di sempre imparare, sempre fare un passo in avanti. Io ho 5 minuti al giorno per studiare il pianoforte, mica sono lì con il lusso di stare ore e ore al pianoforte, magari, però... Allora, quei 5 minuti di cercare di capire come funziona la musica, come funziona il pedale in particolare. Il pedale si mette giù per sostenere un suono o un gruppo di note per fargli risuonare tenendo la musica, di farla galleggiare in qualche maniera. Questo è una grande metafora per la direzione, perché con l'orchestra non c'è il pedale, mica puoi spingere giù il piede e il suono rimane. E a volte i compositori non si rendono conto che il suono viene anche sostenuto. Come trovare la linea, come trovare questo filo? È una parte di questo è di saper... con un'orchestra legare i suoni, e i grandi compositori lo sapevano questo, e allora fanno sì che c'è sempre uno strumento che funziona come la colla, che fa, stasera lo sentirete dappertutto, specialmente nella serenata, e per esempio nell'introduzione del secondo movimento del concerto per violino, dove in sé è una serenata per fiati, con l'oboe che guida, e questo tipo di suono legato, intrecciato, continuativo, è una cosa molto molto bella. E questo al piano, se lo puoi fare al pianoforte, perché il pianoforte è uno strumento percussivo, se lo puoi fare lì e capire come farlo, allora puoi immaginare l'orecchio, puoi immaginarlo anche con l'orchestra. Mi è molto utile questo concetto per la direzione. Poi ci sono quelli cattivi che invece dicono che sono non migliori, ma che i direttori d'orchestra che hanno suonato uno strumento che nell'orchestra sono facilitati, diciamo di no? Con grande autorità dico di no, perché la scuola tradizionale del direttore d'orchestra è di essere maestro sostituto in un teatro sotto un grande maestro, e
e facendo sì che di sviluppare e di opportunità per opportunità arrivare a fare crescere e fare il direttore se stesso. La noi siamo abituati al pianoforte di vedere un mondo più globale di uno strumentalista che suona solo una parte. Allora, sì, quello che mi è mancato è lo studio di uno strumento ad archi. Però ho avuto anni di esperienza per capire un po' l'arte di quando funzionano le cose e come no. E devo anche fidarmi di un concertmeister della spalla che è bravo, che mi può anche dare una mano. Questo è molto importante. Lei ha detto prima che al primo concerto danese il gesto era inesistente. Come si guadagna il gesto e si prova davanti allo specchio o lo facciamo solo noi dirigendo i dischi? Ah, lo fai? Sì, sì. A volta si va davanti, solo per controllare se c'è un problema di... Sai, la direzione è molto facile, giù, sempre il battere sempre giù e il levare sempre in su. Questo è il concetto, è quello. Allora, per avere quattro in ogni battuta, devi andare qualche parte, non puoi andare su, allora devi andare al lato, l'altro lato, e ritornare su. E perciò un, due, tre, quattro. Questa è la direzione. Un, due, tre, e un, due, eccetera. Però, quando il suono arriva dall'orchestra, a volte il suono arriva molto tardi, ci sono orchestre che se il direttore fa così, bam, arriva gesto. Allora uno come fa? Ci sono orchestre che, le orchestre americane per esempio, bam, prima che sei sceso, suonano. E allora ci sono tante cose che interferiscono con la gestualità. Allora, naturalmente, uno si deve adattare a capire subito la velocità della reazione e saper subito plasmare il suono. Il suono da un direttore d'orchestra deve essere visto come una cosa non solida, ma tattibile e però liquida. Solida ma morbida, una cosa che viene plasmata in qualche modo. Vuol dire che il suono può essere indirizzato. Allora, io prima non usavo la bacchetta e con gesti abbastanza espressivi con le mani, però naturalmente l'orchestra ha bisogno anche il tatto, cioè boom, bing, bam, boom, specialmente quando la musica è marziale, l'ultimo movimento del concerto per violino, tam, ta 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 ta, ta 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 ta, yam, tam ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, tam 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 tam. Ma vedi, ha da fare anche con il viso. Questo è questo che è una combinazione di certe cose. Adesso che uso la bacchetta faccio un po' meno fatica perché è più facile dare l'accento. L'accento ci vuole per precisare per tutti dove veramente cade il battere. Però puoi anche plasmare con la bacchetta ed è più facile, non devi usare tutto il braccio quando non hai bacchetta. E dopo un po' mi sono affaticato, stancato dopo 5 anni senza la bacchetta, non avendo mai avuto un rapporto con la bacchetta felice. Adesso ho capito come usare la bacchetta dopo 30 anni, finalmente. Ho detto che ci vuole il tempo e adesso posso portare come se fosse la musica proprio sul punto e guidarla, indirizzarla. E la musica, sì, ci sono marce, ma dove il tempo, la regolarità del tempo è un positivo, ma c'è anche musica che viene, che ha un andare e venire, sai, e questo
è molto importante per la musica, il respiro della musica, la cantabilità della musica, la naturalezza, l'umanità della musica, è tutto lì. Noi respiriamo, a volte parliamo molto più veloce per dopo rallentare, per spiegare, e la musica è così, e deve essere così. Adesso ci sono orchestre che reagiscono a questo tipo di flessibilità gestuale, e ci sono orchestre che hanno bisogno di essere molto quadrati, se no tutto va a pallone. Un'orchestra giovanile, che naturalmente loro sono, il training loro è molto regolare, naturalmente sai, i giovani che devono stare a tempo, perché per stare a tempo è la cosa fondamentale, e sono d'accordo, però c'è una certa rigidità quando uno fa qualcosa di diverso. Metà orchestra viene e metà orchestra rimane. Allora c'è questo. E io sono molto molto fortunato di avere due orchestre nella mia vita, sia a Covent Garden a Londra che a Santa Cecilia di Roma, dove, e questo anche, sono adesso quasi 16 anni a Londra, dove 12 anni a Santa Cecilia, abbiamo creato un rapporto umano, sì, musicale, sì, ma anche di una gran flessibilità narrativa nella musica, perché per narrare ha bisogno di avere un flusso molto variato, sempre un flusso, mai la staticità, se la musica non la chiede. E questo rende la musica molto, molto, molto divertente quando c'è un'intesa tra direttore e orchestra, quando ci sono questi, noi li chiamiamo rubati, cioè rubare il tempo per dopo ridarla qui. Sì, affascinante, un racconto. La scorsa settimana al maestro Pappano è stata regalata una bacchetta molto speciale, Michele Dall'Ongaro, che è stato sovrintendente dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e che adesso invece è presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, prima della conferenza stampa gli ha regalato la bacchetta di Harry Potter, che quindi lei tiene in camerino, penso, non usa, la tiene solo per fare delle magie particolari. Lei ha parlato prima di italianità. Adesso che porto gli occhiali, che a Londra, l'orchestra di Londra, che sono, loro subito mi hanno chiamato Harry Potter, you know. Le manca la cicatrice, cioè la cicatrice c'è, fatta. No, la cicatrice ce l'ho. Curata dal barbiere di Castelfranco. Sì, esatto. Una cicatrice giovanile non fatta a forma di saetta, però. Lei prima ha detto l'italianità che era. Lei vedeva Il Padrino tutti gli anni a Natale? Sì. Ma... No, lo sa a memoria. Sì. No, No, volevo parlare, a parte della battuta sul Padrino, del suono dell'orchestra italiana rispetto al suono delle altre orchestre. Adesso si dice tanto la globalizzazione o meno, ma se lei sente i Wiener, sì, sente un suono, sì, se sente un'orchestra italiana ne sente un altro. Sì, ma c'è però devo dire che c'è un'omogenizzazione e una globalizzazione del suono che ha reso la musica classica molto prevedibile e molto noiosa a volte, devo dire. E perché? Perché c'è una grandissima professionalità dei musicisti, c'è una grande velocità, c'è una grande virtuosità, c'è i problemi tecnici non ci sono, e allora questo rende la situazione molto più veloce. E allora naturalmente gli enti che devono risparmiare anche i soldi fanno meno prove, e la cosa va comunque, ma le cose vanno anche approfondite, e questo del suono, e sai, il suono che deve essere sul gesto, un suono che è sul gesto, che ho parlato prima della marcia, ma se per esempio
nell'adagio, beh, ci sono diversi adagi che sentirete stasera, però se il gesto, se i musicisti suonano esattamente con il gesto, bam, dove si sente proprio il punto del suono, allora il legato, questa continuità, questo andare da un suono all'altro senza che si nota un cambiamento sia nell'intensità del suono, sia di creare una catena musicale, però dove non si vedono, non si vede questo. Non c'è buco, non c'è stacco. Esatto. Allora l'orchestra deve rimanere leggermente leggermente, devi sapere come lasciare il suono anche andare da sé, mm-hmm. e non troppo dirigere. E allora più le orchestre suonano insiemissimo, ping, bang, così, più il suono, più il criterio del mistero del suono va perso. È una cosa molto delicata di parlare, perché naturalmente un direttore non si vuol trovare con un'orchestra che sta sempre indietro, no, perché questo è un incubo, ci sono tante orchestre che fanno così, però ci deve essere, il direttore anche deve essere capace di non interrompere il flusso naturale del suono, che ogni orchestra è capace di creare, però è un direttore che può interrompere quel filo. Questa è la colpa del direttore, non dell'orchestra. Abbiamo parlato del braccio destro, però il braccio sinistro è molto importante, e il viso anche. Cosa dice il braccio sinistro a un'orchestra? Beh, il braccio sinistro, tanti direttori fanno esattamente la stessa cosa, la sinistra con la destra, e a volta uno si trova così e va. It's okay, it's fine. Sicuramente mi vedrete stasera fare la stessa cosa. Però la sinistra può fare da poliziotto, può suggerire, può accarezzare il suono, può fare così può, però di trovare l'indipendenza della sinistra è molto difficile. Barenboim, quando io ero giovane, quando mi vedeva dirigere, sai, una prova o qualcosa, mi diceva sempre: mettere la sinistra in tasca e di cercare di trovare assolutamente indipendenza delle due braccia. Però essendo lei già pianista, l'indipendenza sì, delle due... Cioè, sì, però sai cosa fai? Segue dietro. Certo. È molto più facile fare così. E, la dinamica, è molto personale, tutti i direttori sono diversi. Se vedi Claudio... Insomma, la sinistra di Abbado ce la ricordiamo. Sì, certo. Ma era molto particolare, molto copiata dai giovani, tutti molto. I giovani. hanno la sinistra esattamente... Sì. Che viene un po' da Karajan, che aveva la sinistra anche molto lunga, sembra che la sinistra era un artiglio del genere, sempre... che faceva un po' così, che non si capiva cos'era davvero, ma... pensava il suono in qualche maniera. Senta, invece il volto le orchestre lo vedono, invece Elias Canetti ha scritto in Massa Potere delle pagine sul direttore d'orchestra dicendo che per il pubblico la forza del direttore d'orchestra sono le spalle, sì. Nel senso che noi vediamo solo la schiena, non vediamo il suo volto, è come dire quel potere esercitato dalla schiena. Lei ci pensa ogni tanto, cioè dirige la schiena. A quelli che sono dietro? Beh, il pubblico fa parte del concerto, dello spettacolo. Il pubblico crea un'atmosfera per sé e sono molto, molto sensibile a cosa sento dietro le spalle. Però
anche come figura del direttore c'è un, naturalmente, io ho parlato un minuto fa del che ogni direttore è diverso, c'è molto personale, eccetera, eccetera. E ci sono direttori che ballano, ci sono direttori che sono come, come pezzi di marmo lì sopra che si muovono appena. Io, la mia ambizione è di essere, di tenere la, le spalle e tutto il mio corpo diritto, il più possibile, ma non è possibile tutta la serata. E mi trovo andando verso i musicisti, che naturalmente crea dei problemi fisici, ma che mi rende più umano in un certo senso, più, più emotivo. Però se io potessi dirigere così tutta la serata, io sarei felice. È una stupidaggine cosa sto dicendo, perché ha niente da fare con la realtà. E la musica, se sei in mezzo alla nona di Mahler, mica puoi dirigere così. Ti viene il movimento lento e devi in qualche modo essere immerso dal, dal suono per creare il suono giusto e per poter plasmarlo. Però anche fisicamente io voglio dirigere non è questione di avere una lunga carriera, ma non mi voglio fare dei danni. Sai, Karajan aveva un grande... Del disco è una delle malattie professionali dei direttori d'orchestra, non solo l'epicondilite, grazie, sì, le spalle. Sì, l'epicondilite l'ho già avuto, però la spalla, questa è una cosa molto più delicata. E ho i colleghi che veramente... Si consuma proprio peggio dei tennisti. Gianandrea si è fatto operare... A Noseda si è fatto operare la schiena. Sai, queste sono cose serie. Io, grazie a Dio, non ho avuto questo problema ancora. Ma naturalmente, se fai questi movimenti, sempre sempre andare così, naturalmente l'appoggio, come con un cantante, non sei appoggiato e allora avrai dei problemi. Certo. Naturalmente un po' di stretching si fa, però essendo così è più possibile con il, anche fa sì che l'orchestra viene da te, ma questo dice che hai un autocontrollo che forse non hai. E allora per me personalmente è una costante lotta per stare diritto, e però ci casca sempre. Beh, vedrete stasera. Vediamo. Lei canta durante le opere? Beh, io sono molto interessato nella parola. Allora, la parola nella lirica è sempre è qui, però faccio anche delle smorfie con la bocca che non mi piacciono quando le vedo su un video, allora detesto. Allora, queste sono cose che ogni direttore deve... Sai, se faccio due note vengono registrati, se faccio tre note vadono sulla tele, faccio quattro note vengono in cinema. Siamo in un mondo della comunicazione un po' troppo. Non puoi fare niente senza che sia registrato oggi. E allora questo fa sì che ti autoanalizzi e a volte la realtà non è felice, però questo fa parte di questa scuola continua in cui ti trovi. Abbiamo parlato di grandi incontri con direttori, Barenboim, Kleiber, parliamo solo un po' brevemente di cantanti. Quali sono i cantanti, non per fare delle graduatorie, ma lei lavora con grandi cantanti, Domingo, Kaufmann, Lanet Reibko. Le è capitato di incontrare, e qui se vuole non può non fare dei nomi, dei divi capricciosi o mai? Sì, vuoi fare dei nomi? No. Nomi no. Scherzo. Però ci sono. Beh, il mondo dell'opera porta a un certo comportamento un po' inusuale, diciamo così. E io posso anche capire, in fin dei conti, che
il lavoro del cantante è molto molto particolare ed è molto difficile. E sai, di essere intonato, di essere a tempo, di recitare, di ricordarsi la parte da memoria, le luci, il costume che pesa un quintale. Allora io ho il massimo rispetto per i cantanti, però ho il più grande rispetto, lo ritengo, per il pubblico. Vuol dire che se un cantante è difficile o capriccioso o problematico, diciamo, nella gestione e nel di far parte di un team, e se gli manca la generosità quando recita, allora non accetto il comportamento. Se quando sono sulla scena danno l'ira di Dio, 150% di loro, e hanno questo rispetto per un pubblico che ha pagato per il loro biglietto, allora io posso anche perdonare tante cose. Ma quando questo non c'è, e mi è capitato di avere cantanti che si comportano come non so cosa, e dopo non danno il 100% quando sono lì fuori, allora perdo tutto interesse. Lei ha detto prima una cosa molto bella, il trovarsi con il maestro Conlon per parlare e poter parlare insieme. Lei il 22 aprile del 2019 starà dirigendo La Forza del Destino, ho letto sul database. Questo per noi normali, cioè che non sappiamo magari cosa facciamo tra 3 giorni, psicologicamente per lei ha un peso? Lei dice, è la mia carriera, io che quel martedì mattina lì ho una prova, però bisogna entrare in una forma mentale, sì, per vivere serenamente io così. Le posso dire già tutti i giorni del 21, già tutto programmato, e questo è da un lato da una certa sicurezza alla continuità di una vita, di una carriera, di un percorso. Però è anche molto noioso, rimane pochissimo tempo per l'improvvisazione, per la cosa, la spontaneità. E questo, io comincio a soffrire di questo molto, perché arrivano delle proposte a volte, o c'è una cosa che ti senti di fare, o ti senti di fare niente. Sai, è molto facile decidere una cosa 3 anni di anticipo. Sì, lo posso fare. Arriva il momento e ti trovi, sei... adesso la stanchezza e con tutto quello che è intorno a quello che fa il direttore d'orchestra. Sai, oggi, il incontrare le persone, di fare cose come sto facendo adesso, che è molto importante, devo dire, contatto con il pubblico, eventi per i mecenati, cene. Io a Londra faccio i programmi televisivi per la BBC, non ho tempo per farli, però in qualche modo trovo il tempo per farli. Di fare, sai, tante interviste, di fare interviste filmate per I DVD per le dirette ai cinema, in cinema. A questo allora rimane pochissimo tempo, allora uno si programma 3 anni d'anticipo, non pensando a tutto quello che è attorno di una vita musicale, specialmente se sei direttore stabile, direttore musicale, o la faccia, l'immagine di un teatro. Non parliamo di due realtà come me. Allora è un problema. C'è un sogno, maestro, che ha un anno sabbatico o delle opere nuove da studiare? Io un anno lo prendo in 2021, la stagione 2021, da Covent Garden, però vado altrove a dirigere opera e faccio la stagione a Santa Cecilia.
Per 10 anni ho quasi smesso di dirigere, di essere direttore ospite in le orchestre importanti, mentre quest'anno ho deciso con il mio manager di ripristinare o di ricominciare o di reinventare i rapporti. Allora, quest'anno sono già stato dai Wiener, vado ai Staatsoper di Berlino a fare il War Requiem di Britain, vado a Dresda, debutto, Bayerischer Rundfunk, ritorno dopo tanti anni, ritorno a Berlino dopo 12 anni, e sono stato a New York Philharmonic, sono stato a Cleveland, allora, e allora immaginate in una stagione dove c'è Londra e c'è Santa Cecilia, è già tanto, è già troppo. Non parliamo del Chamber Orchestra of Europe e tutte le tournée con Santa Cecilia che faccio, che sono molto importanti per me e anche per lo sviluppo dell'orchestra così amata. E devo stare attento, anche mia moglie mi vuole tirare delle botte in testa, sai, per farmi capire che, sai, uno deve riposare, uno deve riposarsi e anche prendere atto di quello che hai fatto, di contemplare un po'. Io non sto imparando a contemplare e mi piace, e io sono bravissimo a fare niente. Il problema è che c'ho questo motore interno che è più forte di me a volte. Abbiamo ancora qualche minuto, perché mi ha detto che potevamo superare le 6, ma sarò ancora brevissima. Cosa ha significato diventare baronetto per lei? È stata una sorpresa? È stata una sorpresa che è venuta così presto, però avevo già fatto 10 anni a Covent Garden e la cosa importante per portare attenzione sulla musica classica e per dare anche ai musicisti della musica classica, i miei e le altre orchestre realtà londinesi, che sì, ce l'hai fatta, sì, è una cosa molto bella. E naturalmente per la madre è una cosa pazzesca, e allora per fare quella telefonata è incredibile. E di invitarla a Buckingham Palace è incredibile. E sono cose belle, importanti, e naturalmente anche ti responsabilizzano in una certa maniera. Devi fare le cose per bene. Lei ha accennato prima al concerto per violino di Brahms che sentiremo stasera, la serenata. Ci dice solo qualche cosa sul concerto romanesco di Ligeti, che forse non è così conosciuto ma è bellissimo. Sì, concerto romanesco è un pezzo scritto nel 51, è un pezzo dove per la ragione di una dissonanza importante e molto molto chiara, la sentirete subito, perché è molto forte, le trombe e i corni, e lui è stato denunciato, buttato fuori, era con il suo governo persona non grata, come un po' come, non allo la stessa intensità come Shostakovich, ma un po' in quella... Scusi se la interrompo, quella dissonanza non corrispondeva ai dettami musicali del realismo socialista ungherese, esatto. E quindi quel brano è stato eseguito 20 anni dopo, poi cioè però è stato bandito dalla musica in patria. Ecco. Sì, però il pezzo è molto... è su temi e ritmi, più che altro, rumeni, e ha un... c'è il violino solo che è molto zingaresco, sono due corni naturali, un po' stonati, sai, c'è molto del folclorico dentro, c'è molto ritmo. Non all'inizio comincia con un suono velutato in unisono che poco a poco la melodia si armonizza.
e diventa un coro quasi, e però dopo c'è il ritmo e le parti ritmici sono veramente, il finale è una bomba, sempre più veloce, ricorda molto Bartok, molto, però e anche se uno conosce la musica di Ligeti ci sono semi di quello che viene dopo. No, è molto divertente come pezzo, ci sta, visto che c'è la parte ungherese alla fine del concerto per violino e tutta la parte musica di divertimento, la serenata di Brahms è un divertimento come si facevano all'epoca di Mozart e Haydn. Il suo rapporto con la Chamber Orchestra of Europe? Secondo programma che io faccio con loro, è un regalo di Natale. Lavorare con, sai, un'orchestra molto particolare, veterani che si uniscono con giovani talenti pazzeschi, ovviamente. Però 16 di questi, di stasera, hanno suonato negli anni 80 con Claudio, all'inizio di questa orchestra. Ti immaginare una cosa del genere? Quello che c'è dentro come storia, come esperienza, come capacità, come bravura, come intelligenza emozionale. Per un direttore è una favola. Però si lavora. Prendono tutto sul serio, non è siamo bravi e la cosa va da solo, no, per niente. Il maestro approva alle 18:30, alla fine del concerto firmerà i suoi CD nel foyer. Facciamo un regalo a tutti quelli che sono venuti qui, che cosa fate di bis? Così almeno poi al vicino dicono io lo so che cos'è il bis, perché se uno tu dice io cosa lo fate? Annuncio, però è l'ouverture della Scala di Seta. Potevamo di Rossini. Va bene, voi lo sapete in anticipo e quindi okay. Grazie maestro, è stato grazie. Gentilissimo. Grazie.